tanto, tanto amore per il proprio borgo e per le proprie origini. Questo è lo spirito che anima l'associazione Ripalta ed i suoi amici, che organizza ogni anno il Borgo in Festa con il supporto indispensabile delle aziende locali. 3 giorni dove il piccolo paesino di 70 anime in Cartoceto prende vita con una formula collaudatissima, cibo di qualità e ambientazione familiare, senza scordarsi naturalmente le proprie origini. Ma per questo ci ha pensato la mostra fotografica e dei racconti degli anziani che hanno parlato di quello che era il borgo una volta e delle attività che lo animavano. Soddisfatto nell'ultima serata Mirko Fiorelli, il presidente dell'associazione. Spero che la gente sia rimasta contenta, ma noi siamo contentissimi. Vedere un'affluenza di pubblico così è una cosa strepitosa. Non ce l'aspettavamo nemmeno noi, quindi grazie a tutti gli intervenuti, grazie veramente, perché vedi quanta gente abbiamo. Una piccola ripalta di 70-80 persone, ricevere tutta questa gente è veramente bellissimo. Sta diventando un appuntamento veramente imperdibile dell'estate, insomma, di questo territorio. Mettete insieme anche elementi importanti come una mostra fotografica, un aspetto che vi contraddistingue anno per anno. L'anno scorso c'è stata la Madonna che avete riportato qui nel suo luogo di origine, anche quest'anno avete intenzione di fare qualcosa, quindi non è solo una festa tanto per fare festa, è una festa che ha anche un significato profondo di chi ha abitato questo posto. Certamente, il nostro scopo dell'associazione è proprio questo, non è quello di fare festa, mangiare, ballare, che ci vuole, va benissimo, ma quello che è lasciare delle tracce, lasciare delle cose al proprio paese dove viviamo. Quindi l'anno scorso, come detto, abbiamo riportato la Madonna di Campofiori qua a Ripalta. Quest'anno abbiamo presentato una guida di Ripalta dove abbiamo messo la storia un po' di Ripalta, del borgo, la torre, la Madonna di Campofiori. Abbiamo messo una piantina dove diciamo sono le 4 attività qua di Ripalta, quindi anche un turista che viene vede un attimo una piantina con le 3 lingue, italiano, inglese e tedesco. Veramente cerchiamo di fare il massimo.